Nel Bari, squalificato Garzia, tornano Mazinga e De Rosa, promosso capitano per l'assenza anche di Mancini, indisponibile in porta, esordio stagionale di Indiveri. Nell'Inter fuori causa Roberto Baggio, Lucescu schiera Pirlo a sostegno di Ventola e Zamorano. Il tecnico rumeno lascia in panchina Iuri Jorkaeff. Il Bari subito in avanti, tiro cross di Zamorano che mette in difficoltà Pagliuca, dalla bandierina Marcolini. Sulla palla c'è Necru che lascia partire un gran tiro, però non molto preciso, la palla si perde dall'altra parte del campo. Insidiosa punizione di Pirlo, con palla che supera di poco la traversa. Ancora Pirlo su punizione, mette in movimento Simeone che non riesce a correggere verso la porta. Si dispera l'argentino. Punizione di Marcolini, la palla si impenna, termina nella zona di Bressan che calcia di prima intenzione, brevissimo Pagliuca a rinviare, poi si accende una mischia da inferno dantesco ma Marcolini non riesce a centrare la porta. Ancora il Bari, profondo traversone di Necru in direzione di Zambrotta, neutralizza a terra Pagliuca come al solito sempre attento. Punizione di Pirlo, salta Zamorano, rinvia Innocenti su Galante. Rimessa laterale di Silvestre per Pirlo che rimanda a centro area, c'è uno scambio Zamorano-Ventola con tiro neutralizzato da Indiveri. Poi il gol del Bari al 42esimo, il lancio di De Rosa, velo di Mazinga, traversone di De Ascentis, si avvita Osmanowski che manda alle spalle di Pagliuca, il secondo gol in campionato dell'attaccante svedese che rivediamo nel ralenti. Con le immagini montate da Aldo Fracasso passiamo alla ripresa. Al settimo minuto esce De Ascentis che aveva seguito Pirlo, entra Olivares, su Pirlo passa Bressan. Dalla bandierina il Bari, Mazinga di testa impegna Pagliuca, come al solito pericoloso il sudafricano. Esce Coe, gran lavoratore di centrocampo, entra Winter. Simeone sulla destra, al centro per Ventola, ma Innocenti riesce a liberare con la collaborazione piuttosto autoritaria di Necru. Esce anche Pirlo ed entra Zelias. Zelias si mette subito in movimento dopo uno scambio con Zamorano con un tiro che termina d'un soffio fuori. Punizione di Olivares, sponda di Mazinga per Osmanowski che tocca ma di testa libera Silvestri. Rinvio di Zambrotta, c'è un'ostruzione di Bergomi nei confronti di Osmanowski, Bergomi viene ammonito, protestano i giocatori del Bari che chiedevano l'espulsione come ultimo uomo. Va fuori anche Zanetti ed entra Jorkaeff, Lucescu tenta tutto, sembra quasi che preghi in questa istantanea. Il lancio è per Zamorano che riesce a liberarsi di Innocenti ma Indiveri è bravissimo a respingere con il piede. Grossa opportunità per l'Inter che ancora si fa pericolosa con Silvestre, palla tra le gambe di Indiveri che riesce comunque a recuperare. Va fuori Mazinga al 90esimo, entra Giorgetti dopo 9 mesi di assenza per infortunio. Il Bari termina la partita con un'insidiosa punizione di Knudsen. Dunque...